1808, Oceano Pacifico. Dopo aver cacciato foche nei freddi mari antartici, il capitano americano Matthew Folger sta tornando verso casa a bordo della Topaz, una piccola imbarcazione a vela. L'equipaggio sta finendo le scorte di cibo, ma per fortuna uno dei marinai ha visto la terraferma. Si tratta di un'isola montagnosa e verdeggiante che tuttavia non figura su alcuna mappa di bordo. Mentre la Topaz si avvicina, Folger scorge una colonna di fumo in lontananza e ne deduce che la misteriosa isola debba essere abitata. Entusiasta, il capitano dirige i suoi verso la spiaggia più vicina. Qui, una volta sbarcati, gli uomini però fanno un incontro inaspettato. Ad accoglierli ci sono due ragazzi dalla pelle olivastra, con il naso lungo e gli occhi incavati. «Hello!» saluta istintivamente Folger, sperando che quegli indigeni siano pacifici. Uno dei due ragazzi ci pensa un po', poi alza la mano e risponde «Hello! Are you an Englishman?» in perfetto accento british. Folger strabuzza gli occhi. Che diamine ci fanno due inglesi dalla pelle scura su un'isola dimenticata da Dio? Domanda più che legittima, anche perché sembra una storia inventata, ma no, non lo è, per quanto, come vedrete, è assurda e inquietante. Ma visto che siamo in tema di isole, oggi sfrutteremo l'aiuto di Alberto, che oltre a collaborare con noi, gestisce anche il canale Oddity Islands. Parola a te, Alberto. Questa è una bella isola di cui parlare. Ebbene sì, quante volte, amici, mi avete chiesto di raccontare la strana storia di questo posto, così remoto e così lontano da noi e dalla nostra sensibilità, diciamo. Già in parte vi ho raccontato qualcosa di questo magico luogo nel video che forse qualcuno di voi avrà visto su Oddity Islands, che chiederò a Simone di aggiungervi qua sotto o qui a schermo. Ma conosciamo nel dettaglio quest'isola. Pitcairn è la principale e unica abitata delle quattro isole vulcaniche che compongono l'omonimo arcipelago, che è anche il solo territorio d'oltremare del Regno Unito nell'Oceano Pacifico. Le isole Pitcairn sono uno dei luoghi abitati più remoti del nostro pianeta, non disponendo né di un porto né di un aeroporto. Per arrivarci occorre prendere un volo fino a Tahiti e poi un altro fino a Mangareva, dove ha sede lo scalo più remoto della Polinesia francese. Da lì si sale su una piccola nave, la Silver Supporter, che trasporta provviste e rifornimenti per poche volte l'anno dalla Nuova Zelanda. Anche questo nome non vi sarà nuovo se avete visto il video che vi menzionavo. Merci e persone infine arrivano al molo principalmente tramite motoscafi per via del pericoloso fondale roccioso, e che ci mancherebbe, non ci facciamo mancare nulla. Se già il viaggio è traumatico, una volta approdati su Pitcairn ci si trova davanti a un mondo quantomeno peculiare. Adamstown, capitale e unico insediamento umano, ospita la bellezza di 35 persone e altrettante capre. Gli isolani parlano il Pitcairn. What language is that? Una lingua a metà tra l'inglese e il tahitiano. Qui la televisione e l'acqua corrente non sono arrivate prima del XXI secolo, ma le abitazioni sono dotate di pannelli solari e fotovoltaici, anche se in tutta l'isola c'è solo un elettricista. Quindi troviamo poi un pub, giustamente, formalmente siamo pur sempre nel Regno Unito, un edificio postale, un museo, un pronto soccorso e una pizzeria, ebbene sì, dove si parla rigorosamente napoletano. No, non è vero, si parla pitcairnese. In città c'è addirittura una prigione, che è stata riconvertita ad ufficio turistico, accanto a cui c'è il cimitero. Non un buon auspicio. A ogni modo, le Pitcairn riconoscono come loro sovrano Carlo III, ma godono di un piccolo parlamento di 10 membri e sono rappresentati da un sindaco. Di contro, il sistema giudiziario è in mano alla Nuova Zelanda e l'arcipelago è posto sotto le autorità dell'Alto Commissariato del Regno Unito a Wellington, che dal 1970 svolge anche il ruolo di governatore delle isole Pitcairn. Prima di allora, questo compito spettava al governatore delle isole Fiji. L'economia locale si basa sui sussidi di Londra. Tuttavia, c'è da dire che gli abitanti si guadagnano da vivere in tanti modi diversi. L'enorme varietà di piante permette modeste attività agricole e da qualche decennio si produce miele. I pitcairnesi poi pescano e fabbricano a mano statuette e tessuti con il legno tagliato nella vicina isola di Anderson, parte dell'arcipelago delle Pitcairn, e le vendono ai turisti che di tanto in tanto arrivano ad Adamstown e che ospitano, sotto pagamento, nelle loro abitazioni. Ma le più peculiari fonti di reddito derivano dalla vendita di francobolli delle isole Pitcairn, amatissimi tra i collezionisti, e dai domini internet nazionali registrati come .pn. Anche di questa cosa un po' abbiamo parlato in qualcuno dei reel. Se seguite il canale Instagram probabilmente l'avete visto. Anche se in quel caso non si trattava di Pitcairn, ma è una storia simile. Ok, quindi è un posto strano, e questo l'abbiamo detto, l'abbiamo capito, ma ciò che vi ho raccontato finora non è che la punta di un iceberg che scende parecchio in profondità e raggiunge acque molto più fredde e oscure. Immergiamoci quindi più a fondo. Vista in foto e video, Pitcairn sembra un paradiso in terra, un luogo da sogno per misantropi tipo me, dove trasferirsi seduta stante, ma in realtà
vi consiglio di non farlo, perché vi ritrovereste soltanto in una distopia in stile Signore delle Mosche. Vi basti sapere questo: Adamstown è stata eretta da naufraghi e oggi è abitata dai loro diretti discendenti. La parabola di Pitcairn comincia infatti con uno dei più famosi atti di tradimento di sempre, ovvero l'ammutinamento dell'HMS Bounty, un evento al centro di una quantità sproporzionata di racconti, libri e film, di cui sicuramente avrete sentito parlare se siete appassionati di navigazione o di storia in generale. Prima di raccontarvi il prologo dell'intera faccenda che conosciamo attraverso diari e racconti di bordo, vorrei fare un ringraziamento speciale a qualcuno che di storia e di narrazione se ne intende come. Sto parlando di Audible, lo sponsor di questo video, per cui ho anche prestato la mia voce, nello specifico per Sigonella 85, una serie podcast Audible Original che parla della crisi di Sigonella, il più grande momento di tensione diplomatica tra Italia Repubblicana e Stati Uniti. L'unico modo per risolvere la questione è un atto di forza. Questa è Stefania Craxi. Craxi non ha mai pensato che la pace si potesse ottenere disarmati, ma comunque ha sempre pensato che bisognasse usare appunto le armi della politica e quindi della diplomazia. Oltre a questa serie, che in fin dei conti è un vero e proprio thriller politico dai toni true crime che coinvolge personaggi del calibro di Ronald Reagan e Bettino Craxi, su Audible troverete migliaia di audiolibri e podcast originali da ascoltare su qualsiasi dispositivo vogliate, persino offline, e una vastissima gamma di altri audiolibri da poter acquistare a prezzi scontati. In descrizione trovate due link, uno vi porterà direttamente alla nostra serie Sigonella 85, l'altro invece vi darà accesso a 60 giorni di prova gratuita a tutto il catalogo Audible. Così potrete ascoltarvi in tutta tranquillità la serie che più preferite. Ma ora torniamo alla nostra storia. Siamo a Londra, l'anno è il 1787. La Royal Society, associazione che promuove il progresso scientifico in terra inglese, ha un'idea. In quel di Tahiti, un'isola polinesiana persa nel Pacifico, esiste un frutto molto particolare, che cresce in grandi quantità, l'artocarpo, la cui polpa cotta ha la stessa consistenza del pane. La Royal Society crede che sarebbe molto utile recarsi a Tahiti, acquisire centinaia di alberi di artocarpo per poi trasportarli nelle colonie inglesi nei Caraibi, dove i frutti potrebbero sfamare gli schiavi che lavorano nelle piantagioni. Per compiere il viaggio, la Royal Navy seleziona la His Majesty's Ship Bounty, lunga circa 30 metri e capace di trasportare più di 200 tonnellate di carico. L'equipaggio sarà composto da 45 tra i più abili navigatori della Marina e la missione viene affidata all'esperto William Bligh, ex compagno del rispettatissimo esploratore James Cook. Bligh? Dove ho già sentito questo nome? Ah, ma certo, si trattava dello stesso pazzo che è naufragato sulle isole Montebello quando l'Australia era ancora solo un'incerta linea aperta sulle mappe e da lì è arrivato fino a Java su una barca a remi. Lui e il suo equipaggio, naturalmente. Se vi interessa questa storia la trovate sempre su Oddity, nel video dedicato ai test atomici inglesi in Australia. Anche quello lo mettiamo qua sotto in descrizione, ma andate a vederlo dopo, perché ora torniamo alla nostra Royal Society del 1787, che dà per scontato che la spedizione sarà un successo. Ma le cose non andranno esattamente come previsto, come tipo ogni volta che trattiamo uno di questi argomenti qui. Secondo i piani, Bligh dovrebbe arrivare a Tahiti, passando per Capo Horn, Cile, ma le condizioni meteo non glielo permettono. E così è costretto a doppiare il capo di Buona Speranza dal lato opposto dell'Atlantico, una piccola deviazione. Questo cambio di programma fa perdere settimane all'equipaggio, che tra l'altro non se la sta passando benissimo. Difatti il capitano Bligh è un uomo duro, esige che i suoi uomini rimangano sempre attivi, che seguano una dieta rigida e quando questi trasgrediscono le regole li punisce duramente, anche frustandoli. Oltretutto, durante il viaggio, un membro della ciurma muore di emorragia per un errore del medico di bordo, che è risaputo essere alcolizzato e incompetente. Ma Bligh decide di coprirlo e insabbiare l'accaduto. Nonostante il clima piccantino, il Bounty raggiunge finalmente Tahiti nel 1788. Qui i marinai inglesi godono di un'accoglienza calorosa, non fosse altro perché il sovrano locale, Pomare I, deve molto agli inglesi. È grazie ai loro missionari se è riuscito proprio nel 1788 a dar vita al regno di Tahiti. Per di più, Pomare I si ricorda di Bligh, lo ha conosciuto tempo prima, quando James Cook gli ha fatto visita. Così il re tahitiano concede agli uomini del Bounty un appezzamento di terra, dove poter coltivare alberelli di artocarpo, per poi caricarli sulla nave e trasportarli fino ai Caraibi. Non si tratta di un processo immediato, quindi i marinai rimangono a Tahiti per i successivi 5 mesi. Ebbene, questo lasso di tempo, sebbene sembri poco, si rivela a dir poco movimentato. Passando le giornate a lavorare nei campi, l'equipaggio fa la conoscenza degli isolani, e calata la sera, beve e si diverte con loro. In particolare i marinai rimangono stupiti dalla promiscuità delle donne tahitiane, con le quali non solo hanno rapporti sessuali, ma intessono anche relazioni sentimentali. Il capitano Bligh considera parte della sua ciurma come una massa di scansafatiche,
e prende di mira un certo Fletcher Christian, che più di tutti subisce vessazioni di ogni tipo, anche senza motivo. Quando giunge il momento di levare le tende, i marinai non sono affatto contenti, anzi, fosse per loro sarebbero rimasti lì, in compagnia delle loro donne. Nel 1789 l'equipaggio lascia però comunque Tahiti, con i maltrattamenti a bordo che continuano incessanti. È a quel punto che gli ammutinati decidono di colpire. Fletcher Christian, supportato da una quindicina di compagni, prende possesso del Bounty e minaccia di uccidere Bligh. Questa eventualità non si realizza perché, in realtà, metà dell'equipaggio sta ancora dalla parte del capitano. Di conseguenza, per evitare spargimenti di sangue, Christian e gli altri golpisti ordinano a Bligh e i seguaci di salire su una scialuppa e li mandano alla deriva. L'ammutinamento è compiuto. Ma c'è un problema. Il capitano Bligh, che è un marinaio esperto, probabilmente si salverà, riferirà l'accaduto agli inglesi e Londra rivelerà una bella nave da guerra a sopprimere i ribelli. Bisogna dunque trovare un nascondiglio sicuro. Inizialmente Christian e gli ammutinati trovano riparo all'isola polinesiana di Tubuai, dove però i nativi del posto oppongono resistenza. Allora il Bounty dispiega di nuovo le vele, questa volta verso Tahiti. Per giustificare il suo ritorno e soprattutto l'assenza del capitano Bligh, Christian riferisce al re Pomare I che ha ricevuto ordine da James Cook in persona di stabilire un insediamento inglese sull'isola. Peccato che Pomare I, che contrariamente a quanto evidentemente pensava Christian non è un completo sprovveduto, sappia perfettamente che Cook è morto sotto le pugnalate degli hawaiani da almeno 10 anni. Colto in fallo, Christian deve cercare un altro rifugio, ma stavolta non tutta la ciurma è d'accordo. Una decina di marinai infatti scelgono di stanziarsi a Tahiti e con solo 8 uomini rimasti Christian non può muovere una nave lunga 30 metri. Così escogita un piano piuttosto crudele. La sera prima di partire Christian contatta i tahitiani che con lui e i suoi fedeli hanno stretto amicizia nei mesi passati e li invita a partecipare a una festa d'addio sul Bounty. Tra gli invitati c'è anche quella che Christian ormai considera sua moglie, Mauatua, una figura di spicco all'interno della società tahitiana. Grazie a lei sulla nave presenziano altre 13 donne, tra cui ci sono una bambina e un'aristocratica, e 6 uomini, di cui 2 sono nobili. Mentre inglesi e tahitiani festeggiano insieme e sono anche un po' brilli, Christian coglie l'occasione per levare l'ancora e portare il Bounty in mare aperto. Quando i tahitiani se ne accorgono è troppo tardi. Non sapendo nuotare, donne e uomini rapiti evitano di tuffarsi in mare. Christian promette loro che affronteranno un grande viaggio pieno di scoperte, ma Mauatua giocherà un ruolo chiave nel tranquillizzare i polinesiani e nel convincerli a fidarsi degli inglesi del Bounty. A questo punto il prosieguo del viaggio degli ammutinati necessita qualche approfondimento che va al di fuori della narrazione. Il 15 gennaio del 1790, Fletcher Christian e il suo equipaggio, sul punto di finire le provviste, si imbatterono in un'isola molto particolare. Non tanto per la sua forma, quanto piuttosto perché le mappe di bordo non la indicavano. Dopo qualche valutazione, Christian e i suoi capirono che quell'isola non poteva essere che Pitcairn. L'isola era stata scoperta per la prima volta nel 1767 e le era stato dato il nome del ragazzo che per primo l'aveva avvistata, tale Robert Pitcairn. Tuttavia, i cartografi inglesi non avevano riportato la posizione corretta dell'isola, che nella realtà si trovava 350 km più a est. Christian colse questo errore come un segno del destino. Pitcairn era il nascondiglio perfetto. Del resto, chi avrebbe mai trovato gli ammutinati se si fossero nascosti su un'isola irraggiungibile con l'ausilio di una mappa? Il ragionamento aveva senso, anche perché nei mesi successivi Christian e i suoi sarebbero divenuti dei ricercati. Nell'estate del 1790, infatti, il capitano William Bligh, come temuto da Christian, sarebbe miracolosamente riuscito a raggiungere Kupang, in Indonesia, ovvero il primo porto disponibile sul suo tragitto che issava la Union Jack. Da lì avrebbe avvisato la Royal Navy dell'ammutinamento e Londra avrebbe inviato la HMS Pandora alla ricerca dei traditori. Nel 1791, coloro che avevano deciso di rimanere a Tahiti sarebbero stati catturati e processati. Il fatto curioso è che soltanto 3 degli ammutinati sarebbero stati condannati, perché i giudici avrebbero in effetti riconosciuto parte delle colpe anche al capitano Bligh, che si sarebbe poi comunque riscattato, distinguendosi come viceammiraglio durante le guerre napoleoniche. Degli altri 9 ribelli, però, non si sarebbe saputo più niente. Una volta approdati a Pitcairn, gli ammutinati e tahitiani rinvennero diversi reperti e utensili. Questi appartenevano agli ultimi abitanti del posto, dei navigatori polinesiani, che avevano fondato un insediamento attorno all'XI secolo per poi scomparire nella metà del 1400. Una teoria vuole che, una volta terminate le risorse naturali a loro disposizione, i primi abitanti di Pitcairn migrarono verso l'isola di Pasqua. All'arrivo del Bounty, comunque, Pitcairn era totalmente disabitata. Così, in primis, Christian ordinò che il Bounty venisse dato alle fiamme, cosicché non vi fossero tracce visibili da mare di vita umana sull'isola.
perlomeno da lontano. Dall'incendio vennero risparmiati soltanto i documenti di bordo, le armi, gli strumenti di navigazione e una Bibbia. E ricordiamoci di questa Bibbia perché tornerà più avanti. Successivamente Christian procedette a dividere il territorio dell'isola, ricco di cibo e risorse, in sezioni, ognuna delle quali venne assegnata agli ammutinati e alle loro compagne tahitiane. Dopo circa un anno dallo sbarco, Christian e Mauatua ebbero un figlio, il primo vero nativo pitcairnese della storia, e lo chiamarono Tuesday October. Sì, giovedì ottobre, così. Giorni, mesi. E anche gli altri ammutinati diedero alla luce i propri eredi. Tanti eredi. Questa calma era soltanto apparente. Christian rimuginava spesso sulla sensatezza delle sue azioni e su quale sarebbe stata la sua vita se non avesse guidato l'ammutinamento del Bounty. Nel frattempo, i 6 uomini tahitiani che non disponevano di terra mal sopportavano gli inglesi, che li trattavano con sufficienza, al pari di sottoposti, e non vedevano di buon occhio il fatto che dei bianchi avevano rapporti sessuali con delle polinesiane, per di più scambiandosele come fossero oggetti. Ben presto, a causa dell'isolamento e dell'alienazione, la situazione degenerò. Nel 1793 gli uomini tahitiani assaltarono e uccisero 5 dei 9 ammutinati, tra cui anche lo stesso Fletcher Christian. Per vendetta, le mogli dei 5 inglesi assassinarono nel sonno tutti i loro cospiratori, benché fossero compatrioti. Una versione splatter horror di 7 spose per 7 fratelli, in pratica. 5 spose per 5 ammutinati. È ambientato su un'isola del Pacifico e non, insomma, non c'entra niente con il film originale. Tra i 4 ammutinati rimasti, John Adams ed Edward Young tentarono di ristabilire l'ordine, mentre Matthew Quintal e William McCoy cedettero alla pazzia. E qui, amici, altro che 7 spose per 7 fratelli, qui facciamo un bel frullato di Signore delle Mosche, Cuore di Tenebra e una spruzzatina di pazzia lovecraftiana. McCoy si suicidò nel 1798. L'anno successivo, Quintal minacciò di assassinare tutti e così Adams e Young lo uccisero. Nel 1800 lo stesso Young morì di asma, lasciando a John Adams, l'ultimo sopravvissuto, la responsabilità di guidare una comunità di donne polinesiane e bambini nate dalle loro relazioni con gli ammutinati defunti. Adams, ultimo uomo inglese rimasto, con la consapevolezza che su di lui sarebbe ricaduta la responsabilità della guida di questa comunità che lui e i suoi sciagurati compagni avevano originato con le loro decisioni scellerate, benché chiaramente non lo meritasse, dato che anche lui aveva le mani sporche di sangue, non poté che cercare altrove quella guida che lui da solo evidentemente non poteva provvedere, e si ricordò di quell'unico libro salvato dalla nave prima che fosse data alle fiamme. Si ricordò della Bibbia, la Bibbia del Bounty. Sarebbe stato il cristianesimo, la colonna portante di quella comunità sperduta nell'Oceano Pacifico. Su Pitcairn tutto tornò a una strana monotonia fino al 1808, esattamente proprio quel 1808 in cui il capitano americano Mayor Folger si imbatte per sbaglio nell'isola di Pitcairn e, avvicinandosi alla costa, viene salutato da 2 indigeni che parlano un perfetto inglese. Quei ragazzi altri non erano che Thursday October Christian e George Young, il figlio di Edward Young. Fu Thursday October a presentare a Folger un ormai anziano John Adams, a cui i pitcairnesi si riferivano come padre. Adams raccontò a Folger tutta la storia dell'ammutinamento e, come prova, gli regalò la bussola originale del Bounty. Nessuno ritenne degni d'attenzione o veritieri i racconti di Folger, finché nel 1814 2 navi da guerra britanniche, le HMS Briton e Tagus, incrociarono per caso Pitcairn. Anche i capitani delle 2 navi fecero la conoscenza di John Adams e dei 40 pitcairnesi, per lo più ragazzi e ragazze. Sorprendentemente, la Royal Navy decise di non intraprendere alcuna azione contro Adams. Anzi, l'insediamento di Pitcairn venne rinominato Adamstown. Potremmo vederla così. Nonostante il suo ammutinamento, Adams aveva dato vita a una nuova comunità inglese che dipendeva interamente da lui, nel bel mezzo del mare. Colonizzazione al suo massimo apice. Questa sensazionale notizia era destinata ad avere un eco che si sarebbe percepito in tutto il mondo britannico. Dopo la morte di John Adams, occorsa nel 1829, gli isolani chiesero di venire trasportati su Tahiti per paura di sovrappopolare Pitcairn. Tuttavia, essendo nati in isolamento e non disponendo di sufficienti anticorpi, faticarono ad adattarsi e 12 di loro, tra cui Tuesday October Christian, trovarono
la morte. Tornati a casa, i pitcairnesi ricevettero nel 1832 la visita dei missionari anglicani e nel 1838 la corona britannica annetté formalmente Pitcairn come colonia. La regina Vittoria, appena salita al trono, riteneva infatti Pitcairn una vera e propria utopia da proteggere e tutelare. Non a caso, quando nella metà del 1800 gli ormai 160 pitcairnesi chiesero nuovamente di venire spostati per timore del sovrappopolamento, la regina Vittoria offrì loro della terra sull'isola di Norfolk, oggi territorio australiano. Gran parte dei pitcairnesi scelse di rimanere lì, tant'è che oggi a Norfolk i cognomi più diffusi sono Christian, McCoy e Quintal, tra l'altro i tre più... Eppure negli anni 40 persone decisero di tornare a Pitcairn, nella loro isola natia. Benché più che dimezzata, la popolazione di Pitcairn non soltanto sopravvisse, ma riprese anche a crescere. Sotto la guida di Thursday October Christian II e di Simon Young, Pitcairn accolse dei missionari avventisti statunitensi, tra cui figurava la famiglia Warren. Inoltre, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, Adamstown ricevette occasionalmente delle visite da parte di navi americane e inglesi, che trasportavano scorte alimentari, semi e doni. Nel 1902, il Regno Unito annette anche le isole di Henderson, Ohino e Ducie e diede vita all'unità amministrativa delle isole Pitcairn. Nel 1937 la popolazione locale superò le 230 unità e fu allora che Londra fornì a Pitcairn l'ufficio postale, così che gli abitanti potessero creare e vendere francobolli, una scuola e un insegnante. Da quel momento, comunque, Adamstown cominciò a spopolarsi, fino ad arrivare alla popolazione attuale, con gran parte dei pitcairnesi che nel tempo è migrata verso Australia e Nuova Zelanda. Ora, la storia dell'ammutinamento del Bounty, per quanto tragica e violenta, ha un che di avventuroso, di affascinante. Il racconto della colonizzazione di Pitcairn, però, benché sia accettato come veritiero, nasconde dei dettagli inquietanti. Ad esempio, John Adams ha fornito versioni contrastanti riguardo all'omicidio di Fletcher Christian e non possiamo avere conferme sulle testimonianze delle donne tahitiane. Questo perché mancano le prove, e cioè i cadaveri di tutti gli ammutinati e degli uomini tahitiani. L'unica tomba esistente sull'isola, infatti, è proprio quella di John Adams, il padre. O ancora, non ci sono dubbi che, per proliferare in una società chiusa e ristretta, i pitcairnesi si siano legati l'un l'altro e dunque siano tutti in qualche modo imparentati. A rendersene conto fu il primo insegnante britannico che nel 1949 fu inviato ad Adamstown e che affermò che i pitcairnesi praticavano, e qui cito, delle barbarie sessuali. Il problema è che l'insegnante non intendeva sottolineare le relazioni sessuali tra parenti, quanto piuttosto il trattamento riservato ai più piccoli. Negli scorsi decenni diversi turisti, giornalisti o missionari in visita sull'isola sono rimasti colpiti dalla precocità sessuale delle ragazze e dagli strani sbalzi d'umore di bambini e adolescenti. Il vaso di Pandora cominciò a scoperchiarsi nel 1996, quando un pastore avventista accusò il ventenne Sean Christian, discendente diretto di Fletcher Christian, di aver stuprato la propria figlia di 11 anni. A quel punto Londra inviò per la prima volta due poliziotti a indagare sul caso, ma questi tornarono a casa senza alcuna prova. Questo non significa che le autorità britanniche non si fossero insospettite. Pitcairn non aveva mai avuto un tribunale, né tantomeno un avvocato, e fino al 1997 non aveva nemmeno mai visto un libro di diritto inglese. Proprio in quell'anno Londra inviò sull'isola un ufficiale del Kent, la poliziotta Gail Cox. Cox si rese subito conto che qualcosa non andava. Era evidente che le ragazze dell'isola intrattenessero relazioni con diversi uomini molto più grandi di loro. La reazione degli altri isolani fu emblematica della mentalità che regnava sull'isola. I membri più influenti della comunità dissero a Cox che a Pitcairn l'età del consenso oscillava tra i 12 e i 15 anni ed era normale che le ragazze fossero sessualmente attive. Del resto le regole sociali erano queste da 200 anni, nel rispetto delle tradizioni polinesiane. I documenti dell'isola confermarono che la maggior parte delle ragazze aveva dato luce al primo figlio tra i 12 e i 15 anni. Non solo, i pitcairnesi contestarono che il turista non poteva essere condannato, perché secondo la legge di Pitcairn non si può venire accusati di aggressione se questa avviene in una proprietà privata. L'imputato aveva abusato delle quindicenni in una latrina che era considerata proprietà privata e quindi tutto a posto. Immaginate la reazione del Regno Unito, un territorio d'oltremare, quindi a tutti gli effetti un territorio inglese, che seguiva delle regole sociali diverse e inaccettabili. Più avanti, una delle due quindicenni rincarò la dose, dicendo che anche lei, a 11 anni, era stata violentata da Sean Christian. Londra fece dunque ritornare a Pitcairn i due investigatori spediti lì nel 96. Poco dopo, i poliziotti ricevettero la testimonianza di un'altra ragazza, anche lei colpita all'età di 10 anni, che raccontò un'altra decina di casi simili sull'isola.
Nel 2000 il Regno Unito, in cooperazione con Australia e Nuova Zelanda, diede dunque avvio all'operazione Unique. Nei due anni successivi, le autorità scoprirono più di 100 abusi sessuali commessi da una trentina di uomini nei 40 anni precedenti. Tutti casi insabbiati perché la normalità, oppure perché ignorati da Londra. Virtualmente ogni ragazzo ad Adamstown veniva addestrato a fare soltanto una cosa: sesso. Nel 2001, al culmine delle indagini, si scoprì che queste pratiche riguardavano anche i pitcairnesi di Norfolk. L'operazione Unique fu sconvolgente, soprattutto per la comunità di Pitcairn. Come metà degli uomini dell'isola sotto accusa, i genitori si scontrarono con i figli e le donne più influenti procedettero sulla strada dell'omertà, da sempre battuta, oltre ad accusare il Regno Unito di stare ordendo un complotto per eliminare i pitcairnesi. Adamstown divenne di fatto un territorio occupato da burocrati e assistenti sociali. Gli isolani si difesero, affermando di non aver mai ricevuto notifica di alcuna legge inglese che riguardasse gli abusi sessuali, che Londra volesse intromettersi nella cultura polinesiana e che se gli uomini fossero stati imprigionati, Adamstown non avrebbe avuto futuro. Nel 2004 infine si giunse alla condanna di 6 uomini per 33 capi d'accusa complessivi e di altri 6 che vivevano all'estero per altri 41 capi di imputazione. Tra i colpevoli figuravano sia Sean Christian che suo padre Steve, allora sindaco di Pitcairn. Nel 2016 un altro ex sindaco, Mike Warren, è stato condannato per possesso di materiale pedopornografico e nel 2020 per atti osceni in luogo pubblico. Non scomodatevi a cercare informazioni su di loro. Ad oggi questi uomini sono tutti liberi, avendo scontato condanne che potremmo definire simboliche. Credere che i processi abbiano rivoluzionato la mentalità dell'isola è probabilmente esagerato. Però c'è una cosa che un po' mi fa sorridere e ve la racconto come curiosità finale. Oggi ad Adamstown c'è un bar frequentato da locali e turisti. Fa orari assurdi ed è aperto solo il venerdì dopo le 18:30. Si chiama Christian's Café, che fantasia, e a discapito delle nefandezze in barba al più comune senso della morale che vi abbiamo raccontato, a causa delle norme morali in vigore sull'isola fino a poco tempo fa, solo dal 2009 è possibile servire liberamente alcolici ai clienti. Prima di allora serviva il permesso del sindaco, un attestato di moralità che veniva elargito dai sopracitati Christian o Warren, quindi capirai che attestato di moralità. E questa concessione è stata fatta principalmente per venire incontro alle richieste dei turisti che di tanto in tanto passano di lì. Che dire, suppongo paese che vai. Pitcairnese che speri di non trovare. Quantomeno adesso i pitcairnesi sono consapevoli di non poter più considerare Adamstown come il loro personale parco giochi e che gli abusi, giustificati come una necessità per non far spopolare Pitcairn, causano traumi irreversibili a chi li subisce. Poco importa che le donne locali li abbiano insabbiati, anche loro sono state abituate sin da piccole a pensare che questa fosse la normalità. Abituate 200 anni fa da degli uomini, gli ammutinati del Bounty, che furono ben contenti di disporre delle tahitiane come oggetti e del proprio personale paradiso terrestre. Il tutto mentre un padre predicava i precetti della Bibbia. Una vera storia dell'orrore, che dovrebbe farci riflettere e che potrebbe tranquillamente essere trasposta in un formato podcast. A tal proposito, vi ricordo ancora una volta di Sigonello 85, la serie podcast Audible Original, che ho avuto il piacere di raccontare attraverso la mia voce. Vi ricordo 60 giorni gratis con link in descrizione, invece dei canonici 30 giorni di prova. Ma tornando comunque su Pitcairn, c'è da dire che la ricerca della libertà, cioè dell'isola che non c'è, è qualcosa che affascina da sempre l'essere umano, questo dagli albori dei tempi. Non c'è dubbio che gli ammutinati di Pitcairn forse l'abbiano trovata nelle loro nefandezze. Tuttavia, la storia insegna che non si può essere come Peter Pan, immobili, mentre tutto cambia. Un ringraziamento particolare va ad Alberto per le grafiche e la partecipazione a questo video. Trovate il link al suo canale in descrizione. Noi invece ci vediamo alla prossima isola, per Aspera.